E che cosa ti avevo detto io? Cosa ti avevo detto, Tommaso? Tommaso, cosa ti avevo detto, Tommaso? Porco Tommaso, cosa ti avevo detto? Porco Tommaso. Porco. Porco. C'è troppo casino e questa situazione deve cambiare e cambierà immediatamente. Ora io ho questo computer che è di un mio caro amico e non gli si avvia. Ora io non ho il cavo per il monitor, che è un cavo VGA normale di quelli col Canon a 15 pin o a 23 pin, adesso non mi ricordo quale cazzo è il cavo VGA. Però egli dice che si comporta in modo strano e non si vede nulla. Ora neanche qui si vede nulla perché non ho il cavo, però vediamo se visivamente ci accorgiamo di qualcosa. Ecco, parte la ventola a bestia e non si ferma più. È un catorcio molto vecchio. È un catorcio molto vecchio e vedremo un po' se riusciamo a tirarlo su di nuovo. Vediamo, intanto si apre a cofano di macchina, mi sembra di capire. E dentro... Beh, dentro non sembra messo male. Attenzione, vedo un'uscita HDMI. Non è un'uscita HDMI, è un'uscita di quelle un po' più meglie. E quindi vediamo se mi trovo un adattatore. Ecco, no, un'uscita in quel modo là, in questo modo qua. Però ci vorrebbe un adattatore che mi desse lo HDMI. In effetti non ce l'ho. Molto bene, siamo fottuti come al solito. Quindi non ho come provare questo computer. Devo andare a recuperare questi cavi da qualche parte. Una delle cose che posso fare è masturbare questa scheda così e poi masturbare le RAM. Qua c'è un leva disco che però non leva nessun disco. C'è una leva, qui c'è un sollevone. Ah, guardate che bello però come si solleva. Sono belle queste macchine. Allora, qui c'è un leva disco. Che però mi si alza così. Quindi leviamo il CD-ROM intanto. Via, via da queste sponde. E abbiamo levato il CD-ROM. Qua c'è un disco SSD, il che è una buona cosa. Qua c'è una gigantesca CPU. E c'è un discreto schifo. Come vedete c'è un cappotto di lana. Vedete, è un cappottino di lana sul dissipatore che possiamo togliere molto semplicemente, penso a questo punto, con una pinzetta. Dubito che sia questo il problema. Può essere che questo sia invece la causa scatenante di un problema più grosso, perché una quantità di polvere così così notevole. Ma voi mi direte, ma asbesto perché non lo smonti e lo pulisci come si deve? E mi sa che ci avete ragione, ma io volevo dare un'occhiata ai condensatori, se c'è qualche condensatore gonfio, e mi sembra che sia tutto a posto. Non vedo condensatori gonfi, il che è un buon segno. Secondo me dopo una buona pulita c'è la possibilità che questo sistema torni ad accendersi come si deve. Di sicuro di qua non ci passa aria, quindi probabilmente la CPU scalda tanto e quindi probabilmente parte la ventola come abbiamo sentito. Chissà.
Vediamo se riesco a svitare questo dissipatore con una mano sola, perché mi ostino a non posizionare la telecamera in modo fisso, perché sono un fesso. Ok. Ovviamente l'ultima vite qua dietro è rimasta chiusa. Perché? Lo sapete benissimo perché. Perché noi abbiamo un signore. Ecco, ora stacco il connettore ed estraggo il dissipatore. Ed ecco la CPU con, devo dire, un po' di pasta termica ormai vecchia che andremo a sostituire. Ma prima diamo una pulita qui. Operazione abbastanza semplice. La parte della ventola è pulita, si vede attraverso, è pulito. Va bene. Io non mi sono neanche sporcato toccando questa pasta termica, che è proprio secca. Questa la leveremo dal cazzo. Ora una pulita qua. Dovrei usare dell'aria compressa che non ho, perché non ho un compressore. Qualcuno di voi vuole regalarmi un compressore? Io avevo un compressore, ma l'ho gettato perché era talmente vecchio che sinceramente non mi fidavo a usarlo. I compressori quando esplodono non sono per nulla piacevoli. Ora qua c'è una ventola, chissà se questa... Ecco. Questo in qualche modo si toglie se il fondo di questo HP in qualche modo si smontasse, ma noi non sappiamo come. Ah, ecco, c'è ovviamente una vite Torx e anche questo si alza e si scoppola via. Abbiamo questi due che si staccano e lui è uscito. Oh, dentro abbiamo una strana rondella metallica che chissà da dove viene e un po' di polvere. E voi mi direte, ma asbesto, perché perdi tempo con un computer così vecchio? Perché giustamente il mio amico che lo usa dice, ma io perché devo comprare un computer nuovo quando questo fa esattamente tutto ciò che mi serve? E io gli do ragione. Bisogna riciclare. Questo computer ha quella merda di Windows 7, tra parentesi guardate cosa c'è qui. Guardate la gioia di vivere, guardate che meraviglia. Ah, ma questo si alza. Questo si alza se non avesse un qualche sorta di blocco. E io non capisco. Ah. Non è bloccato. È semplicemente cancrato. Certo, qua un compressore aiuterebbe non poco. Ma, come dicevo, non ce l'ho. Ora questa ventola perché non è rimovibile? Perché hanno messo tutto su binari tranne questa ventola? Abbiamo due viti. Rimuoviamo due viti e poi vi farò vedere un dettaglio di questo tipo di macchina. La ventola è rimuovibile togliendo queste due viti, perché poi si sgancia così e così la possiamo pulire e la stacchiamo da qui. Ventola sozza. Ventola perfettamente pulita, gira alla perfezione. Non avendo un compressore bisogna arrangiarsi e quindi un tubo, basta soffiare. E insomma abbiamo tolto gran parte della polvere. Ora un soffio di WD-40 qui per fare scorrere queste guide. Molto meglio. Una cosa che voglio farvi notare è la seguente. Le macchine serie di una volta si vedono nei dettagli, come per esempio tutte queste guide per aprire e chiudere e poter accedere agevolmente all'interno, no? Tutte queste cose sono molto ben studiate. Ma una cosa molto carina è il fatto che all'interno spesso trovate delle viti di ricambio messe lì, pronte all'uso. Qua ce ne sono quattro nere e qui ce ne sono quattro bianche. E sono le stesse viti che si usano per montare le schede, per chiudere il case. Ci sono delle viti spare in più,
Fortunatamente hanno messo il taglio per poter usare un cacciavite a taglio. Non sono solamente queste maledette Torx maledette. Attenzione però, perché anche i grossi produttori possono fare delle cagate in vere conde. Ad esempio, questo si estrae con queste guide che vedete scendono giù e uno toglie e mette facilmente l'alimentatore, giusto? Voi mi ficcate qua e lo girate. No, stronzate, perché come vedete è bloccato. Non bisogna semplicemente ficcarlo e girare, perché entra storto e non si ficca nei posti giusti. Ma questi figli di butt**a dell'HP si sono inventati che bisogna infilare e poi spingere avanti, e solo allora lui si chiude bene. Perché? Perché sono dei figli della merda e evidentemente progettano le cose come i figli della merda. Detto questo, do un'occhiata alla CPU, metto un goccino di pasta termica qui, rimonto e vedo se torna a fare quella cosa che faceva prima. Yeah. Hey. E visto che sto facendo un lavoro fatto bene, mi sono detto a questo punto apro anche l'alimentatore e vediamo un po' come è combinato dentro. Ora ovviamente troviamo che cosa? Delle fascette. Ma per tagliare le fascette finalmente ho ciò che serve. L'attrezzo adatto. Ed ecco che riusciamo. Ed ecco che riusciamo ad aprire tutto con delicatezza, come vedete. L'alimentatore si presenta in condizioni normali. C'è un po' di polvere che adesso puliremo. Pennello e lo schifo finisce in terra. Pensavo fosse più sporco, in effetti no, è abbastanza pulito. E quindi va bene così. Io volevo verificare che tutto fosse a posto, che non ci fossero condensatori scoppiati e quindi tensioni strane. Ma asbesto, dovresti misurare le tensioni. Sì, dovrei, ma me ne sbatto, perché sono abbastanza sicuro che le tensioni sono a posto. Ora do un'occhiata a questa ventola. Ora, se io tolgo le viti, perché c***o non esce? Non può uscire, perché deve prima uscire tutto il resto del circuito, perché viviamo in un porco mondo. È un porco mondo quello in cui viviamo. Quindi niente, dovrò fare così e dichiarare questa ventola pulita. Eh sì, non posso estrarla. Sicuramente non estrarrò tutto il circuito, perché no, mi sono già rotto i coglioni. Va bene così. La ventola è libera, è pulita, quindi non andrò oltre. E con sottofondo delle stramaledette fottute campane puliamo parte superiore della CPU. Basta un po' di alcol isopropilico e lo schifo viene via, come vedete. E la stessa cosa sul dissipatore isomorfo, possibilmente isomorfo, va più che bene. Ed ecco la CPU, Intel Core 2 porco duo. Una eiaculata di MX4 sulla CPU stessa. Magari adesso gliela passiamo un attimino meglio. Ma no, vaffanculo, la lascio così. L'abbiamo messo al centro, si espanderà. In effetti si è espanduto. Potremmo usare il nostro dito. Viene uno schifo. Mettiamo un po' di più. Sto facendo veramente un lavoro, come si suol dire, alla carlona. Un lavoro del cazzo, ma va bene così. La pasta termica c'è, ma il dissipatore è montato al contrario. Quindi adesso giriamo, vedete, la pasta termica si è espansa per bene. E ora... va bene così, perfetto. Stringiamo più o meno come si stringe la testata di un'auto. A questo punto la ventola, che ha due innesti e poi ha due viti che vanno avvitate con odio, con un discreto odio, con un odio diciamo irrazionale. Avvitare con odio irrazionale. Perfetto. Colore marrone, connettore marrone. E voi non vedete, ma io sì. I connettori sono guidati, quindi entrano solo in un modo.
non si possono né scambiare né collegare al contrario. Così abbiamo collegato anche i cavi delle ventole. Queste schede e le RAM le ho tolte, pulite con il pulisci contatti speciale, perché questo è veramente speciale, e rificcati. A questo punto lo possiamo provare ad accendere e vediamo se fa ancora quell'effetto strano. Si è acceso, fa molto meno rumore. Ok. Beh, questa è la ventola della CPU. Ma non fa null'altro. Ok, non è cambiato praticamente nulla. Ma torniamo a noi. Io ho rimesso la CPU con la pasta, ma non è che so se è buona. Non è che so se le RAM sono buone. Quindi adesso noi facciamo la prova a cominciare a togliere un po' di cose. Togliamo un po' di roba e vediamo se la macchina si avvia. Togliamo queste due RAM qui in fondo. Togliamo questo CD-ROM dal cazzo. Togliamo questo coperto di CD-ROM dai coglioni. Ai miei incredibili rottissimi coglioni. E togliamo queste due RAM intanto. E vediamo se solo con due RAM parte. Perché non mi dà i beep, non mi dà nulla. Ok, lui si è acceso, fa aria da qui. Però dovrebbe bippare. E non bippa. A me. Questo è il saldatore di merda che si è spento. Bastardi chi inventa queste cagate dei tester che si spengono. Non è il saldatore dei tester. Comunque ora partirà la ventola. Ecco, è partita. Ok, quindi non è cambiato nulla. Tengo premuto e lui si spegne. Ora io tolgo anche queste RAM. E lui dovrebbe farmi i beep di mancanza di RAM. Dovrebbe dirmelo subito. Invece no. Invece lui non me lo dice. Quindi so già che è la CPU e mentre lui si accende io comincio a svitare. Me ne sbatto, capito? Io me ne sbatto. Infatti, vedete. Quindi ora io tolgo la CPU. Maledetto. Porco. Figlio di puttana che ha inventato le Torx. Bastardo. Rigettato. E ho tolto. No, sì, più. Il dissipatore lo lascio qua, vaffanculo. Togliamo. Oh, mi sta dando già errore togliendo la CPU così. Perché lui non si è spento. Molto bene. Abbiamo tolto la CPU a caldo. Che è una gran bella cosa. Ed eccola qua la CPU. Che si è fottuta perché non dissipava. Quindi a noi ci serve questa Intel Core 2 porco duo. Ci serve la Inter porco duo, Core 2 porco duo. Vediamo se per caso rimettendola non si trattasse, chi lo sa, di un falso contatto. L'abbiamo rimessa e rimane lì impallato. Dovrebbe farmi i beep di mancanza di memoria. Per cui abbiamo un problema di CPU, dobbiamo vedere se ne troviamo una. Ed ecco il nostro problema. Perché la scheda madre funziona, fa i suoi test. Infatti se io vado a togliere questa CPU e accendo il computer, verosimilmente questa madre funziona. 3 beep. Le tengo premuto, dovrebbe spegnersi. 3 beep e luce rossa tra l'altro. Ma non si spegne neppure. Va bene, vaffanculo a questo punto. È passato qualche giorno e io nel frattempo ho preso una CPU su eBay funzionante a meno di 5 euro. Ho detto facciamo la prova, vediamo un po' come va. Ho fatto la prova e niente da fare, stesso problema. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che forse che è la scheda madre? Io non lo so e adesso sto andando al museo dell'informatica funzionante, vediamo se recupero delle schede madri e delle CPU da provare. Dubito fortemente di avere lo stesso tipo di CPU e o di schede madri, ma proverò lo stesso. Ho recuperato delle attrezzature sacre. Siamo al Museo dell'Informatica Funzionante in fase di rifacimento. Stiamo
cercando di sistemare, di mettere a posto. Mentre qua abbiamo Radio 3 Rai che adesso manda la musica, quindi devo staccare. In tutto questo finalmente ho un paio di casse decenti per la radio SDR. Ho le armi chimiche in uso, in atto, come potete vedere. C'è guerra chimica in corso con fornelletto anni 70, di quelli che oggi non fanno più, perché oh mio Dio, i bambini ci possono mettere le dita, oh mio Dio! Per cui questi funzionano alla grande, fantastici, non si rompono mai, abbiamo armi chimiche a volontà. L'alimentatore funziona, ma la ventola è morta, non so perché. Questo è il carica batterie, mi dà 13,4, se lo tolgo scende la tensione di 0,1 volt, quindi so che lui funziona. Strano, ma che cosa abbiamo recuperato dal museo dell'informatica funzionante? Tra i rottami abbiamo recuperato un pugno di motherboard, tra cui una che ha addirittura una CPU simile, non riesco a leggere la sigla per ora, e poi ci sono altre schede madri che venivano date per guaste e probabilmente lo sono, ma noi le proveremo lo stesso, poiché queste, oddio, non è che non sembrano avere danni, perché io qua vedo un condensatore esploso, ma potrebbe essere colla. Qui non vedo condensatori rovinati, qui vedo condensatori del tipo anale SMD anal, che spesso danno qualche problema. E poi mi sono detto, toh, un computer lo prendiamo, infatti è un computer, è pronto, è a posto, ha la CPU, alla memoria, all'alimentatore, testato nel 2004, quindi presumibilmente funzionante, però a uno sguardo più gotowi, guardando in modo più superfetato, ho notato condensatori gonfi. E sono questi di colore marrone, 1, 2 e 3, e probabilmente questo sta per esplodere pure lui, quindi 4. Questa è la piaga delle schede madri, la piaga. Quindi, oddio, una parte di me dice di rimetterlo a posto, perché ci servirebbe un computerino così nel laboratorio del museo. E ha tante cose, intanto è PCI, ci serve anche la roba PCI al museo. Questa, che adesso non mi ricordo come cazzo si chiama, questo tipo di slot. Io ho abbandonato le schede madri molti anni fa, quindi non so più. Non ho più ben seguito l'evoluzione dello schedame. Qui per esempio non c'è un cazzo, c'è solo uno slot. E quindi questo è quello che chiamo in gergo un troiaio di Wojtyla. Questa ne ha due, ma come ripeto qui c'è un condensatore che non mi convince, ma le proveremo. Poi abbiamo una pletola di RAM che non so cosa sono, perché ripeto, io sono rimasto alle DDR. Queste sono DDR3 sulla scatola, ma chissà cosa c'è dentro. Poi ci sono queste due che sono qualcosa che adesso non riesco a leggere. Idem per queste due. Queste che hanno questo dissipatore strano, PC3 12.8, che cazzo vuol dire non si sa, queste Kingstrons DDR2, che chissà se funzionano, e probabilmente se ce le hanno date vuol dire che non funzionano. Dobbiamo smettere di prendere la spazzatura al museo. Comunque, abbiamo delle schede grafiche di vario tipo che mi sembra abbiano tutte lo stesso slot, anche se ci sono ormai slot che sembrano identici ma non lo sono. Perché? Perché sono dei bastardi figli della merda. Questa tipo è diversa, questa sembra qualcosa che possa andare qui. No, qui. Vediamo se ci va. Effettivamente, sembra lei. Sembra lei, quindi abbiamo già trovato un ficca adatto, cioè il ficca. E quindi, chissà, troveremo. Tutto allo scopo di testare l'hardware che compone questo computer HP. Io non mollo, perché lo voglio vedere funzionare questo coso, mi piace l'estetica, mi piace come è progettato, mi piace questo alza e guarda, questo apri e gusta, vedete, e apri e gusta, e a me piace, e quindi lo voglio sistemare, anche al costo di trovare una nuova scheda madre, lo farò, io lo farò. 3 beep, mancanza della CPU, ok, e allora io mi sono detto, beh, misuriamo la scheda madre che cazzo fa, con il nostro, come cazzo si chiama questo coso della Vevor, insomma, la pistola a raggi fotonici qua. E io vedo delle temperature attorno ai 40 gradi qua,
E poi vedo un chip lì che è a 60 gradi. Ma che cazzo è? 60 gradi senza CPU e niente. Ed è questo. Io mi domando cosa sia questa roba. E se non sia questo il problema che non fa avviare la motherboard. Quindi adesso indagherò. Che cos'è questo oggetto? E che cosa avviene nei suoi pressi? Perché scalda così tanto? E se lo scoppoliamo via con un colpo di cacciavite, cosa accadrà? Siamo passati agli esperimenti, ma è tutto inutile. Abbiamo cambiato scheda video, ma è tutto inutile. Il chip che scalda è il chip della rete, gigabit. E quindi mi sembra strano che sia lui il problema. Condensatori testati sono a posto, niente SR. A questo punto io blamo veramente la scheda madre. Stesso difetto. CPU che comincia a scaldare a bestia. E quindi niente da fare. Questa scheda madre non va. Nonostante dia dei problemi, ne dà dei segni di vita, fa dei beep. C'è un power on self test che dice cose. Perché se io la accendo, senza la cazzo di CPU, lei mi bippa. Mi fa tre beep. E passiamo così a provare le altre motherboard, che ovviamente, come immaginavo, hanno CPU completamente differenti. Vediamo questa, questa va qui, c'è dello sterco che ora puliremo, e questa ha un ficcaggio molto, molto coitale fatto in questo modo. E non sappiamo se funziona, non sappiamo niente, non sappiamo neanche se abbiamo le memorie adeguate per questo tipo di scheda madre che sembra veramente... Non lo so. Otteniamo dei risultati, otteniamo di capire che questa CPU, questa scheda madre ha bisogno di un suo alimentatore che non sappiamo com'è, ma è come questo, ma quando questo ci entra lì però non si avvia, questa non lo so ancora, però questa sicuramente i condensatori, ha questo condensatore qua un po' strano, vedremo. E nessuna CPU va bene su quella, da sempre lo stesso errore, ma questa, attenzione, attenzione, certo, se si accendesse sto merda di monitor, attenzione, attenzione, con qualche problemino otteniamo una visualizzazione su schermo, una interessante visualizzazione di oggettistica. Come vedete è un compact, ma se io tocco le RAM succede lo smerdo video. Quindi ci deve essere o un falso contatto sulle merde secche delle RAM, o le RAM sono smerdasse, e per cui è una situazione interessante questa. Interessante perché adesso non parte più, quindi lo masturbiamo qua. E non sappiamo cosa stia succedendo, ma non si vede più niente. Io masturbo le RAM di sub, ma non si vede nulla. Io spengo l'alimentazione, la rificco e adesso lo riaccendo così. Vediamo cosa accade. Questo schermo si spegne troppo facilmente, troppo presto. Come vedete siamo in una situazione merdosa in cui siamo circondati da della merda che non funziona e non c'è assolutamente verso di fare funzionare le cose adesso. Infatti adesso non riparte nemmeno più. Molto bene, ma ecco che con questa scheda abbiamo conseguito un risultato, e cioè la scheda parte, come vedete. Io posso resettarla e lei parte, mostra la schermata compact per un attimo e poi va al boot, che non riesce a fare perché non ci sono device, però essa funziona, come vedete. Sì, se la muovo, praticamente sono falsi contatti nello slot della memoria. Io ho tolto questa memoria e lui è ripartito. Ora, per provare, posso togliergliela proprio a caldo, vedete, gliela tolgo a caldo. E lui se n'è andato a fanculo. E adesso gliela ficco a caldo, perché? Perché a me che cazzo me ne fotte a me? Ecco, magari se gliela ficco dritta è meglio, eh? Ecco. Ora gliel'ho rimessa, come vedete, ottengo questa gioia, queste cose meravigliose, resetto,
Questa è una porcata da non fare mai perché potete bruciare le RAM, potete bruciare la motherboard, ma invece no, vedete, la scheda è ripartita. Quindi se io adesso gli ficco pure questa, ok, e lui fa il cretino, come vedete, gliel'ho ficcata, e riavvio, lui invece cerca di vedere i due banchi, resetto, e ottengo che si blocca alla schermata compact. Così, vedete, con le righe verticali. Ah, però ha provato a fare il boot, però come vedete la zona della memoria video ha qualche problema, perché se io tocco, succede, vedete la merda. Se io tocco questo slot qui. Quindi questo slot ha dei problemi, ma il momento in cui io tolgo la memoria da qua, e il computer mi si è spento probabilmente perché ho fatto un corto pazzesco, mandando in protezione l'alimentatore di dubbio funzionamento, ma come vedete adesso lui cerca di fare il boot. Ho un'immagine stabile, perfetta, e non ho una tastiera, pensavo di averla presa per fare le prove, ma invece non l'ho presa perché sono un coglio. Potrei mettere una tastiera USB, ma ho deciso di sbattermene, cazzo e palle. Attenzione, fiddlando con questa motherboard che a quanto pare anche lei ha problemi, come vedete, di falsi contatti. Sono riuscito a, ecco, vedete, adesso da errore a zero, a fare ripartire questa scheda madre che ha un display che fa dei test e che alla fine mi risponde così. Ed è una cosa bella. Core 2 quad CPU, molto molto bene, molto bene. Questa è una scheda madre potente, dotata di GeForce 9. L'ho ripulita con l'alcol isopropilico perché aveva delle ossidazioni nelle circuiterie, un po' ovunque, perché è stata in un ambiente di mare, un ambiente vicino al mare, e ciò ha creato delle ossidazioni. Questa scheda madre va pulita. Probabilmente ci vuole l'alimentatore adatto perché questo, insomma, non capisco questa roba qua. Se voi me la sapete spiegare, io non la so, sono fuori da questo mondo e non solo, non sono riuscito a capire qual è il tipo di scheda madre. Quindi adesso io farò una foto a questa roba e magari si riesce a capire che cazzo di motherboard è questa. Però a quanto pare funziona. La resetto di nuovo, lei fa i test. C'è questo strano display che poi alla fine mi dice PAM! Molto bene, questa è un'ottima motherboard se funziona e se riesco a renderla affidabile. Tutto questo mentre il povero HP è sempre lì smembrato e temo che non ci sia un cazzo da fare. Ho irrorato di WD-40 Specialist. I slot della memoria li ho rimessi dentro, la scheda è ripartita. Adesso vediamo se per caso. Ah, mi vede anche la tastiera USB. Questo è molto bene. Molto bene. Ovviamente adesso non sa da dove fare il boot, va avanti a dare codici, verifying, pull, successful. Sta roba funziona. Sta roba funziona. Molto bene. E giustamente boot failure. Press disk. Sì, press la minchia, no disk, press la minchia. Ora qua vediamo che cazzo fa, ho premuto un tasto. È lì che non fa un cazzo. Premo reset, perché qua è il tasto di accensione e di reset. Premo reset e vediamo se riesco a entrare nel porco BIOS. Nel BIOS, il BIOS del computer, il porco BIOS. Non male se questa scheda funziona, devo mettere la pasta dissipativa, la pasta, insomma, quella merda là, la devo mettere qua. Non si vede più un cazzo. Si è fermato su a zero. Riproviamo. Ora si è fermato su C5. Riproviamo. Ora prosegue. Come vedete è un po' così questa scheda madre, è un po' stronza. Ha delle cose stronze che non vanno, ma dipende dalle ossidazioni.
Va bene, Dell to enter setup. E io premo canc invece di Dell. Premo canc. Eccoci! Standard, advanced, advanced. Oh, che bello, che bello. Mi piace. CPU 80 gradi, un po' troppo. E sta salendo, perché non c'è la pasta. La pasta. Va bene, questa cosa sembra funzionare. PCI Power Management. Però non mi dà informazioni sul tipo di scheda madre, su che cazzo è. Esc, exit, quit, yes. Non sappiamo che motherboard è. Questa non è una sponsorizzazione, questa me la sono comprata io con i miei soldi e poi mi è stata rimandata perché il primo batch era difettoso. Ho fatto un video apposta su questa cosa, andatelo a vedere. Ma giusto per dirvi che questa pasta termica della Arctic è semplicemente fantastica, è la migliore che esista. E infatti siamo passati da 80 gradi a 52. Perché? Perché quella che c'era era vecchia e l'ho sostituita a 52 gradi. Sta scendendo ancora, 51. E quindi, ok. Questa scheda madre promette bene, se riesco a dargli una sistemata ancora più meglio, più migliore ancora di più, forse riesco a rimetterla in funzione dentro un PC e tirar fuori forse un computer abbastanza affidabile per il laboratorio del Museo dell'Informatica funzionante. A questo punto, fottendomene di questo HP che non riesco a sistemare per mancanza di pezzi, purtroppo cercherò la scheda madre, questo sì, forse. Questo alimentatore sembra non accendersi, quindi abbiamo capito che non è funzionante. Pesa un quintale, quindi forse vale la pena provare a sistemarlo. Questo ha due ventole, è dorato, quindi è fancy, e a quanto pare accende questa scheda madre, nonostante questo problema che non ricordo cos'è, ma me ne sbatto. Se me lo volete dire nei commenti, ditemi, scrivetemi pure asbesto, sei un coglione, non riconosci il contatto tal dei tali dal contatto tal dei tali, questa scheda madre X vuole l'alimentatore Y fatto con la spinotto Z, ma andate tutti a fare in culo che non fate gli alimentatori con i connettori uguali e ogni volta c'è da diventare cretini nel cervello. Grazie, arrivederci. Per aumentare il disagio presente su questo tavolo, mentre noi tagliamo una fascetta, ho voluto aprire questo alimentatore che non funziona e dargli un'occhiata e vedo una massa di polvere pazzesca, ma anche una quantità di filtri e di controfiltri gigantesca. Per cui questo alimentatore, secondo me, a parte lo schifo che è accumulato all'interno, e a parte il figlio di puttana che ha avvolto questo filo così a cazzo, merita di essere sistemato e lo sistemeremo, io lo giuro. Lo giuro. Cosa ho fatto, direte voi? Ho cambiato questo condensatore. Metti a fuoco, porco. Gonfio. Con un Nichicon. E quest'altro condensatore gonfio con un condensatore di marca del cazzo che mi sono ritrovato e vaffanculo, non me ne frega un cazzo. E ho ripulito l'alimentatore che secondo me merita perché dentro avete visto ha dei filtri pazzeschi antirumore. E adesso io sinceramente proverei ad accendere questo cazzo di catorcio e trovassi il cacciavite. Ma tanto non c'ho bisogno del cacciavite, basta il tasto di accensione e non si accende. Molto bene. Di accensione e non si accende. Ok, questo alimentatore non funziona. Perso tempo. Ho solamente perso del tempo. Insomma, come andrà a finire io non lo so. So solo che questa funziona. Che lui ha un problema sulla motherboard, dovremmo vedere se riusciamo a trovarla. E che forse riusciamo ad avviare almeno una di queste due. Quindi, nei prossimi giorni proveremo questa cosa. Avere a che fare con i computer oggi è veramente una situazione invereconda. Ma di sicuro è perché non ho gli alimentatori adatti, non ho le cose giuste. No, questa è roba che sostanzialmente era nella spazzatura, quindi probabilmente è morta, è deceduta. Va bene,
Grazie per aver visto come non riparare dei PC.